Questa mostra che vedete nel mausoleo della Bella Rosì non è solo una mostra di costumi, ma è l'intreccio fra la storia del costume e la storia di Savoia, da Amedeo VII di Savoia e fino a Vittorio Emanuele II. E questo è possibile perché i costumi storici non sono dei costumi di carnevale, ma sono dei costumi che raccontano gli usi e il modo di vivere dell'epoca che rappresentano, ma anche dei fatti storici dei personaggi che li indossano. Allora, il gruppo storico Miraflores nasce nel 2004, così un po' per caso, e man mano abbiamo scoperto la storia e quanto sia bella trasmetterla, importante, soprattutto la storia del quartiere di Mirafiori. Dal 2010 abbiamo avuto la possibilità, diciamo, di animare gli appartamenti reali della Mandria, dove hanno vissuto Vittorio Emanuele II e la Bella Rosì, e assieme ai personaggi che, diciamo, frequentavano questa residenza privata del re: Cavour, la contessa di Castiglione, Costantino Niga, la sua cognata, la principessa Elisabetta di Sassonia. Ed essendo appassionata in diversi rami dell'arte come la pittura, il ricamo, il confezionamento di abiti, ho deciso di confezionare questi abiti storici, però rispettosamente fedeli. Dovevano rispecchiare nei minimi particolari, comprese il borsetto, le scarpe, i cappelli, i guanti e così via, quello che era l'epoca che rappresentano. Le tre epoche rappresentate sono il Medioevo, il Rinascimento e il Risorgimento, e tutti gli abiti hanno delle lavorazioni molto molto particolari. Un'altra particolarità del nostro gruppo storico è che non sfiliamo solo con dei costumi fedeli all'epoca che rappresentano, ma la maggior parte rappresentano anche un personaggio storico. E alcuni costumi sono fedeli riproduzioni proprio dei loro abiti, ripresi da quadri o da fotografie, e su questi 22 costumi ce ne sono ben 6. E da qui nasce anche l'idea della mostra per la particolarità di questi abiti che sono ricchi di ricami, di applicazioni, veramente lavorazioni molto molto lunghe, e proprio per come rappresentano il personaggio, perché ad esempio sull'abito di Amedeo VII troviamo lo stemma di Savoia, ma anche l'aquila, che lui amava fregiarsi di questo simbolo, che è raffigurata nella vetrata del castello di Racconigi. E quindi l'abito è proprio anche personalizzato, quindi non rappresentiamo solo il personaggio, ma anche l'abito racconta questo personaggio. Da lì l'idea di fare questa mostra dove i costumi raccontano, che non è una mostra di costumi, ma è proprio un incrocio fra la storia del costume e la storia di Savoia o di altri personaggi che hanno girato intorno a Casa Savoia di circa 500 anni. Passiamo ai costumi, che sono due fedeli riproduzioni. E lui lo vediamo vestito con un altro di forma che si trova al Museo del Risorgimento qui a Torino,
mentre lei è tratto da alcune sue fotografie. E lei ha un abito con una moda che nasce nel 1870, la moda del sellino. E dal 1830-40 la moda è dettata da uno stilista molto famoso, Ward, che veste le principali regine e imperatrici d'Europa. Toglie i cerchi superiori dell'abito e così mette in risalto i fianchi della donna, lascia solo quelli inferiori. E dietro, per formare questo rigonfiamento, questo sellino, inizialmente metto un cuscino, ma il cuscino si sposta, è scomodo e non va bene. Allora si inventa una struttura a forma di sella fatta da ossa di balena che con delle fettucce veniva attaccata alla sottogonna e questa seconda gonna gli cadeva sopra formando questo rigonfiamento. Ecco perché si è chiamata la moda del sellino. Assieme all'abito abbiamo riprodotto anche il cappellino che nella foto non c'è, ma riproducendo proprio i cappellini come erano fatti nell'epoca, gli ombrellini e la mantellina. Gli ombrellini allora non erano per la pioggia, ma erano ombrellini per il sole. Thank you.